Buongiorno, su richiesta oggi faccio un piccolo aggiornamento sulla forma di allevamento ad assi verticali del ciliegio. Tempo fa avevo fatto un video su come impostare questa forma di allevamento e oggi vi faccio vedere a distanza di un po' di tempo come si presenta. La forma di allevamento ad assi verticali, per chi non se lo ricorda, è formata da uno o due assi orizzontali, quindi due cordoni, da cui poi si dipartono degli assi verticali produttivi. Quindi questa pianta si trova al secondo anno di impostazione e vediamo come si presenta. Ecco, come vediamo, la pianta ha un tronco alto circa 60 cm, da cui poi si ripartono questi due cordoni permanenti, una a destra e una a sinistra, e poi su questi cordoni vediamo che sono inserite a distanza di circa 30 cm degli assi che vanno legati in verticale. Ecco, sulla destra abbiamo quattro assi verticali, mentre sulla sinistra vediamo che ce ne sono solo tre. Quindi bisogna, per la primavera successiva, cercare di stimolare la nascita di un nuovo asse ricorrendo al taglio del caporale. La pianta sui cordoni permanenti si sta preparando per la produzione dell'anno prossimo, per cui l'anno prossimo mi posso aspettare che su questi cordoni si avrà la fruttificazione e probabilmente si avrà anche alla base di questi rami. Mentre lungo l'asse di questi rami verticali, ecco che l'anno prossimo si svilupperanno i mazzetti di maggio che andranno in produzione l'anno successivo ancora. Come avete visto, la pianta è racchiusa dentro una rete a protezione della papilla japonica, che è arrivata in questo periodo e che comunque stava cominciando a fare banchetto. E allora ho coperto completamente la pianta all'interno di questa rete per evitare anche di fare trattamenti. Ecco qua, vediamo un'altra pianta in fase di allevamento. Ecco, ci sono i primi due assi verticali. Anche qua vediamo un vuoto che dobbiamo cercare di stimolare la nascita di un nuovo asse, e poi infine abbiamo gli altri due assi verticali alla fine. Ecco, questa pianta ha già fruttificato sull'asse orizzontale, come si può vedere da questa foto. Ecco, quest'anno oltre all'asse orizzontale fruttificherà anche la parte vecchia del primo asse e anche del secondo. Bene signori, ho fatto questo piccolo aggiornamento su richiesta di alcuni di voi, avrei concluso e vi rimando alla prossima occasione.